Time Out, tutto il basket di Serie A raccontato da Matteo Cipriani. Un saluto agli amici di Radio Polis da Matteo Cipriani e benvenuti qui su Time Out, la rubrica che si occupa di analizzare quel che è successo nel weekend cestistico italiano. Oggi giornata numero 25. Il claim potrebbe essere semplice: tantissime vittorie in trasferta, qualche sorpresa, una capolista. Ma partiamo con le sfide che si sono disputate sabato. Sfida tra Bertram Tortona e VL Pesaro, la prima vittoria in trasferta è della VL, 86-70, una partita che potrebbe sembrare alla portata e potrebbe vedere come favoriti soprattutto gli uomini di coach Ramondino, ma Luca Banchi la prepara bene e partenza in quarta per la VL, all'intervallo è già sopra 48-31. Raramente Tortona era così in difficoltà, non ha nemmeno sfruttato l'assenza, l'infortunio di Carlo Zelfino del terzo quarto, perché la VL è stata strepitosa, è stata concentrata tutto il tempo ed è riuscita a strappare una vittoria fondamentale. MVP assoluto Jones, 20 punti, 15 rimbalzi, 4 assistenze col 73% al tiro per il centro americano. Scavalcata Treviso e addirittura un occhio ai playoff. Sono 20 punti in questo momento per Pesaro, 22 quelli di Brindisi, squadra che potrebbe ambire a rubare il posto. Tortona è notizia odierna, firma Fredriksson, giocatore che è utile per allungare le rotazioni, giocatore di origine islandese. Sempre sabato sfida tra Allianz Trieste e Virtus Bologna, i campioni d'Italia partono col botto, 34-16 dopo 10 minuti, secondo quarto un po' con tira e molla, gli uomini di Ciani provano a reagire dopo l'intervallo lungo con un Banks scatenatissimo, ma i campioni d'Italia hanno una marcia in più, riescono a tenere a bada i Giuliani e a portare a casa la vittoria, 92-81, seconda vittoria in trasferta di questa giornata. Bologna che conta su Jaite, 18 punti, 10 rimbalzi per il centro francese. Sonny Wims confermato, 16 punti, 2 rimbalzi, 3 assistenze, ma soprattutto 75% al tiro per il cannoniere americano. Dall'altra parte Trieste, 27 punti e 6 rimbalzi per Banks. Graziulis, 18 più 7 rimbalzi e 2 assistenze. Ma attenzione, settimana prossima, e questo sarà anche il ritornello di questa puntata, 10 aprile sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano a Bologna, quindi assolutamente da non perdere. La Virtus oggi è l'unica la capolista dopo aver condiviso il premiato con l'Olimpia Milano, perché Milano perde 92-90 al Palace Arena di Migni contro la Dinamo Sassari. Sassaiola dei padroni di casa, 19 su 31 dall'arco, percentuali incredibili, addirittura più 15 per gli uomini di Sardegna. Milano lotta e recupera ed ha addirittura la possibilità di tirare per la vittoria, tiro che è nelle mani di Malcolm Delaney, ma l'americano, autore di 18 punti e 4 assist, gestisce male gli ultimi possessi e sbaglia il tiro decisivo condannando l'Olimpia Milano, no, 90 pari. Robinson, 6 secondi alla sirena, non perdona, realizza il tiro che porta in paradiso la Dinamo, squadra solidissima che è stata in vantaggio per oltre tre quarti di questa sfida e ci viene da dire vittoria più che meritata. Ma il giocatore con il maggior numero di punti a referto è David Logan, 25 punti, quando vede la X-Arman Exchange si infiamma il giocatore americano. Miro Bilan, che riprende da settimana scorsa dopo l'ottima prestazione, 21 punti, 8 rimbalzi, Benzius 17 più 9. Per Milano, prestazione da sottolineare di Ben Bentil, 22 punti e 4 rimbalzi per il giocatore di origine ghanese. Il Sassari ora è al quarto posto con 24 punti e addirittura una partita da recuperare. Milano, che come abbiamo detto in precedenza, sfiderà la capolista Virtus Bologna settimana prossima in una sfida incredibile, una partita che sarà il grande classico e soprattutto il remake della finale dell'anno scorso. Altra sfida
tra la New Basket Brindisi e Open Job Metis Varese. Anche qui una vittoria all'Ester in trasferta, 75-72. Si riscattano immediatamente dopo il derby i Royakers e i suoi, con una bella vittoria in uno scontro diretto per i playoff. Ritorna Kin, le due assenze del folletto americano sono costate due sconfitte, ritorna e ne piazza 23. Brindisi però paga la scarsa lucidità ai liberi con un deludente 8-19 dalla linea della carità. Ma da sottolineare la prestazione di Nick Perkins, 21 punti, 13 rimbalzi per il centroamericano non bastano a Vitucci e suoi per strappare la vittoria. La squadra di Royakers con percentuali peggiori ma più lucida nel colpire quando è necessario. Poi una squadra che non smette più di stupire, non smette più di perdere, una delle poche vittorie casalinghe di questa giornata ed è quella della Germani Basket Brescia, che annienta 86-62 l'Aquila Basket Trento. Brescia fa 13, ma nonostante il risultato diciamo che questa sfida può essere definita anche in bilico. 26-12 dopo 10 minuti per gli uomini di Magro, la partita sembra già incanalata verso il binario di Brescia, ma un parziale di 7-0 per i trentini nel secondo quarto fa sì che si rientri in partita. Timeout chiamato dal coach della Leonessa, vengono rispediti al mittente i tentativi di recupero degli uomini di Lele Molin. Tira e molla anche nel terzo quarto con Trento che continua a crederci, si porta a meno 7. Brescia altro timeout e da 63-56 per la Leonessa si arriva sul 78-58, un parziale di 15-2 che incanala definitivamente la vittoria per gli uomini di coach Magro. Kenny Gabriel, assoluto protagonista, 18 punti e 11 rimbalzi, e Amedeo Della Valle con soli, tra virgolette ovviamente si fa per dire, 16 punti. In realtà bellissima quella di Brescia, continuiamo a spendere belle parole. Nel 2022 solo una sconfitta con l'Olimpia Milano in semifinale di Coppa Italia, per il resto da dicembre che non c'è la L di sconfitta al fianco del nome della New Basket, della Germani Basket, pardon. Altra sfida interessante, sfida valevole per un posto in paradiso nei playoff, Umana Hotels Reggio Emilia contro Umana Reyer Venezia. Anche qui una vittoria in trasferta, perché De Raffaele in conferenza stampa è stato molto sincero: mi sono affidato ai miei pretoriani, mi sono affidato agli uomini che vestono questa maglia da molto tempo per strappare una vittoria sudata. Infatti Bramos segna 22 punti e 4 rimbalzi, 11 sono i punti di Mitchell Watt, 8 quelli di Nicolaus, e poi ci aggiungiamo l'ottima prestazione, la costanza di Jeff Brooks, il gioco è fatto. Una sfida veramente combattuta, risolta solo nel finale di gara. Da sottolineare per Reggio Emilia la conferma di Hopkins, il centroamericano segna 25 punti. Cinciarini flirta con la doppia doppia, l'ennesima doppia doppia di questa stagione, 14 punti e 9 assist per il playmaker ex Olimpia Milano. Sfida invece da bassa classifica, le ultime due della classe si sono incontrate in questa 25esima giornata, Fortitudo Bologna contro Vanoli Cremona. Capitana Radori ne segna 27, mostra la via per la salvezza. Grosello segue a ruota con 21 punti, ma non molla nulla la Vanoli, cerca di rimanere in partita nonostante le gravi assenze, quelle di Pecchia e Poeta. Pecchia, come abbiamo ricordato, stagione finita per lui, un infortunio scivolando sugli adesivi presenti sul parquet, e Poeta uno stiramento, sembra sia fuori per un paio di settimane. Agli annali andrà 85-83 la Fortitudo, che cerca di agganciare il treno salvezza. Sarà sempre più difficile, ma c'è una squadra, o meglio qualche squadra in difficoltà. Una delle tante è l'Universo Treviso, che perde in casa 77-67 contro la Gevi Napoli, secondo squillo consecutivo per i campani che spugnano il palaverde. L'effetto Buscaglia inizia a farsi sentire, un primo tempo clamoroso, i partenopei si portano sopra 13-37, si scuotono gli uomini di Menetti e nella terza frazione arrivano sul meno 7, ma Buscaglia chiama timeout e sapientemente ricaccia la squadra trevigiana sul meno 19. Sugli scudi McDuffie, 27 punti per lui e 16 quelli di Parks. Una buona prova anche quella per Treviso di Dimsa e di Imbro, 22 punti per il primo, 11 per il secondo.
segnata Enne non ha praticamente non è stato della partita. Sims, dopo la querelle di settimana scorsa, è stato reintegrato nella squadra, ma non ha dato un segnale importante. Dall'altra parte si segna l'esordio di Arturas Gudaitis, giocatore in forza fino a qualche settimana fa allo Zenit di San Pietroburgo e visto anche in maglia Olimpia Milano. 0 punti, 5 rimbalzi per l'ex centro della X-Arman Exchange. È una classifica che vede la fuga delle solite due, Milano e Bologna, che, lo ripetiamo, giocheranno il 10 aprile una sfida incandescente. Terzo posto invece per Brescia, 34 punti, che sicuramente sfrutterà la sconfitta di una delle due per poter nuovamente provare ad attaccarsi a questo treno della capolista. Dietro un gruppone con 10 squadre, Sassari prima con 24 punti, Pesaro 10 squadre in giù con 20. Ci sono anche dei recuperi da disputare, sicuramente una classifica corta, ci vuole un attimo per entrare nel gruppo dei playoff, basta una distrazione per uscirne. Vincerà sicuramente in queste ultime giornate chi ha più costanza, chi ha più fame, chi ha più voglia, chi magari ha il roster anche un pochino più fresco. Magari ci sbilanceremo in qualche pronostico più in là. Ora, in questo momento, è importante godersi questo bellissimo campionato, al di là delle prime due della classe che fanno un campionato a parte, con Brescia che prova a interferire nel centro. Una bellissima sfida tra 10 squadre che proveranno a giocarsi un posto ai playoff. Per questa settimana è tutto, ci sentiamo settimana prossima con un altro fine settimana di basket che sicuramente ci regalerà emozioni. E lo ripetiamo, 10 aprile, non prendete impegni, Bologna contro Milano, le prime due della classe, il remake della finale dell'anno scorso e un grande classico del basket italiano. A settimana prossima! Avete ascoltato Time Out, tutto il basket di Serie A, raccontato da Matteo Cipriani.